Dopo una settimana in cui si è parlato di tutto, tranne che di calcio giocato, il Messina torna al San Filippo per affrontare la vice capolista Turris in una sfida che appare già segnata, anche perché i corallini, dopo aver battuto il Bari, vogliono continuare a sognare la grande impresa. Presente allo stadio per la prima volta in stagione il sindaco Cateno De Luca, il cui ingresso in campo accanto al presidente Sciotto è accompagnato da cori di dissenso nei confronti del massimo dirigente messinese. Si parte e il Messina è subito a un passo dal vantaggio. Buono spunto di Cosciamano, assist per Arcidiacono, il cui pallonetto scavalca Casolare ma si perde in un soffio al lato. La Turris sapientemente gestisce il pallino del gioco e colpisce la prima a fondo. È il 20°, Guarracino appoggia per Vacca, piattone preciso ma per nulla potente che beffa Lorenzon, apparso ancora una volta non esente da colpe. Passano appena 7 minuti, Celiento prova a destreggiarsi in aria, incespica sul pallone, ma Janse lo scalcia nettamente e l'arbitro assegna il rigore. Ingenuo l'intervento del centrocampista olandese e dal dischetto non sbaglia l'iperta, la Turris così va sullo 0-2. Messina tramortito e al 33° su azione d'angolo la palla arriva a Fabiano che spedisce fuori sprecando una buona opportunità. 2 minuti dopo si fanno rivedere i biancoscudati. Punizione di Catalano, Casolare respinge in qualche modo con l'aiuto del palo, poi ributta in mezzo Biondi, tocco di Ferrante e mano di Vacca, poi zampate di Traditi, ma ancora Casolare blocca. Proteste per il rigore non concesso al Messina, mentre il portiere resta a terra dopo un contrasto con Ba che viene anche ammonito. Si riparte con Marzullo al posto di un deludente Janse e la mossa risulta subito vincente. Il Messina a trazione anteriore fa male alla Turris, trascinato da un sontuoso Catalano che al 54° accorcia le distanze beffando Casolare con una punizione non potente ma precisissima e che vale il terzo gol del suo campionato. 2 minuti dopo, lo stesso ex Roccella batte il calcio d'angolo su cui sbuca la testa di Lores Traditi che fa 2-2. Prima gioia messinese per il mediano romano. La Turris reagisce, ma il tiro dalla distanza di Aliverta è impreciso e allora il Messina continua a macinare gioco. Catalano è incontenibile, assist per Arcidiacono che prova a beffare il portiere con un pallonetto, ma Casolare è reattivo e smanaccia in corner. Al 68° ancora Catalano protagonista. Punizione dalla tre quarti per l'inserimento sul secondo palo di Ferrante, 3-2. Rimonta completata e secondo centro di fila in casa per l'ex Igea. È cambiato totalmente il volto della partita e il Messina adesso domina nelle praterie lasciate dai corallini. Ancora Catalano in verticale per Marzullo che entra in aria in diagonale, firma il poker. Ma non è finita qui. Cavalcata di Selvaggio, assist per Arcidiacono e destra Giro che chiude una ripresa straordinaria e fa esplodere la festa anche del presidente Sciotto in campo ad abbracciare tutti i giocatori. Nel recupero saltano anche i nervi alla Turris, rosso diretto per Celiento che mette le mani in faccia a Tedesco. Al triplice fischio, ovazione per i giocatori che hanno dato tutto in una ripresa strepitosa, mentre l'uscita dal campo di Sciotto e De Luca è salutata da sonori fischi e da cori di dissenso.